Nick, per riassumere, quello che ti è piaciuto di più della tua squadra e quello che ti è piaciuto di meno della tua squadra? Positive and negatives of Italy today. Ma è sempre piaciuto questa squadra. Le sei nazioni l'anno scorso è stato molto difficile, i giocatori hanno fatto un lavoro incredibile, anche lo staff tecnico, voglio dire subito che Carlo Landi e Tronchi con le tre quarti hanno fatto un lavoro fantastico. Questo sei nazioni ha cominciato senza il capitano che era abbastanza importante in Sergio Parisse, ma la squadra non ha mai cambiato questa positività dentro la nostra squadra. Leonardo ha portato avanti la squadra, credo che abbiamo un gruppo veramente speciale e sono contento perché ogni giocatore, non c'è tanti giocatori in Italia, ma ogni giocatore che ha giocato oggi, che ha giocato contro Nuova Zelanda e anche contro Sudafrica e settimana scorsa, sempre voglio crescere. E quando tu vedi che Leonardo due anni fa, primo sei nazioni, adesso è un giocatore di esperienza, è un giocatore che forse può essere le migliori due in sei nazioni. C'è dei giocatori come Gonzalo Garcia, Gonzalo Canale, che hanno cresciuto incredibilmente. Zani, che due anni fa è stato un giovane, un giocatore che era su banchina, adesso man of the match in posto di Sergio. C'è tante cose che sono molto positivi. E anche quando le squadre hanno perso settimana scorsa contro Irlanda, e mi dispiace di questa partita, ma 50 minuti, 6 punti per Irlanda. Ha mai mollato, sempre continuare a giocare. E quando pensiamo alla Coppa del Mondo in due anni, devi giocare quattro partite, ma due contro Australia e Irlanda. E secondo me il prossimo 18 mesi è molto importante per prendere la confidenza, e dopo una partita come oggi, credo che la squadra può prendere tanta confidenza in loro stesso.